Zombie apocalypse. Ciao ciao raga, come state? Spero bene. Allora, non è un video chiccriccio né tantomeno un video make up. Allora, e neanche un videoblog chiccriccio, come si suol dire. Comunque, vado alle ciance. Questo è un video prodotti beauty e anche casa. Non so se sia cibo, ma non credo, perché se no davvero me lo sarei ricordata. Qua spengo la lampada, accendo il specchio perché mi sono dimenticata di spegnerla, ma va. Va bene, ok. Allora, questo è il trucco che ho fatto oggi. Vi faccio vedere. Lo trovate nell'altro video che ho fatto poco fa. Infatti sono reduce da quel video che ho fatto poco fa. E niente, e questo è il trucco. Non ho messo il rossetto perché, vabbè, non me la sentivo, non mi andava. Quindi sono libera di metterlo o meno. Comunque, niente. L'ho preso da... Vabbè, vi vedete tutto un altro video. Se lo andrete a vedere, non lo so. Comunque la palette... Ho usato questa, già, quindi andate a curiosare, man mano che pubblico quel video. Allora, come prodotti ho terminato questi, che ce ne sono una caterbia, e inizio da Oral-B Dente Gengive, con l'odore senza alcol, che sinceramente non è che mi sia piaciuto, non mi ha fatto impazzire, ma almeno ti faceva un buon alito pulito e profumato, diciamo la verità, perché quello è. Eh sì ragazzi, è così, aiuta a ridurre la formazione della placca, aiuta a prevenire le carie, al fresco sapore di menta. Beh, davvero questo fresco sapore di menta? Non ho idea, comunque vabbè, nulla, un po' di, come si chiama quella, di mentolato ce l'aveva, odore di mentolato ce l'aveva, sapore, come si può dire, non lo so come si dice, comunque, aspettate un secondo. Sì, non era male, ma non era neanche tutto questo granché. Boh, sapeva di mentolo, ma non più di tanto. Boh, vabbè. E questo ce n'è 500 ml il prodotto. Non ci do tante, non ci spendo tanta attenzione su questo, però non è che fosse tanto per la quale, nel senso... Questo decollutorio mi piace più il Listerine, perché il Listerine, sì, lo so, Listerine è, ciao, la morte sua. Praticamente questo collutorio fa pugni con Listerine, che senso? Nel senso che il Listerine pulisce di più, toglie di più lo sporco che c'è, che abbiamo in bocca, beh, è brutto da dire, però è la verità. E in più... come posso meglio dire? Sì, vabbè, il Listerine è il capo di tutti i collettori, quindi top. Questo qua è bocciato, non so perché. Sì, non è bocciato, ma è un mezzo nì. Mi è piaciucchiato, non più tanto. Indifferente, dai. Poi... Altro collutorio che però stavolta è servito, come non ha chissà che gran bello odore, che gran odore, sapore di nuovo, questo gran sapore, però il Curasept non è male per niente, anzi è un po' amarognolo ma non tanto, una via di mezzo, perché mi è stato consigliato da Stefania, la mia amica di YouTube, ovviamente, sì. E questo collutorio veramente lo preferisco a certi collutori che no, non avete capito qual è, perché forse l'ho recensito in altri canali che non sto più neanche caricando video, però chi l'ha visto altri canali già l'ha capito qual è sopra. Comunque, senza girarci troppo intorno, sarebbe quello degli Eurospin, che non mi ricordo il nome, ma avete capito di quale parlo. Forse no, ma forse anche sì, non ne ho idea. Comunque, è un collutorio che è della... No, non è Lidl. Un altro tipo di collutorio che non mi ha fatto impazzire, non so come si chiama, il vero nome. Cioè, casomai se lo trovo su internet ve lo scrivo, il collutorio e ve lo metto qua nel montaggio del video. Quando andrò a editarlo. Comunque, questo Curasept mi è piaciuto molto, ma fa veramente un aiuto pazzesco, sì, aiuto sia per i dolori
come si può dire? Vabbè, per i dolori ai denti, dà un po' di meno fastidio alle gengive perché aiuta contro i sanguin. Come si può dire? Veramente, vabbè, con i sanguinamenti gengivali, ovvia, non riuscivo a dirlo, mamma mia. Rapida azione antiplacca, ok? Mantiene le gengive in buono stato, è quello che stavo per dire io, ma vabbè, il mio spiegarmi non è abbastanza mai. Allora, coadiuvante, non so come si legge, però. Nel ridurre la sintomatologia irritativa della mucosa orale. Ecco qua. Questo vi stavo per dire, ma siccome non sono un dottore, non sono una schiappa di nessuno, che vuol dire che non sono proprio zero spaccato, non mi riuscivo di capire cosa volevo spiegarvi. Comunque, vabbè, ci siamo capiti. E mantiene la corretta generale. Ok, va bene così. Senza alcol, ed è vero. Ma ci mancherebbe solo quello. Cioè, vabbè, sì, gli altri colluttori ce l'hanno un po' di colluttori, ce l'hanno un po' di come si può dire? Alcol, ma non tutti. Questo no, ma gli altri sì. Forse l'isteri no, non vorrei dire una fregnaccia. Poi Vidal, anche Vidal top, lo vedo da tante youtuber, non so quante siano le youtuber che guardo perché ne vedo a palate di video. Dove in mezzo c'è sempre lui sul podio, dico sul podio perché è il preferito di tutti noi questo Vidal. Ammetto di dire a tutti gli youtuber che mi vedono, vabbè, adesso non voglio fare l'esagerata, però sì, questo aiuta molto, rinfresca molto, aiuta, ma che diavolo sto dicendo? Vabbè, comunque, questo rinfresca molto, pulisce e ammorbidisce e ha anche un bel profumo. Sì, lo so, non bagno scuro, non deve profumare, deve lavare, zitta e basta, muta, è vero, non deve profumare ma deve lavare, zitta, sì, esatto. No, lo dico, zitta lo dico a me, a non agli altri. Sì, certo, ovvio, comunque, sì. Ha un profumo allucinante, ragazzi, non potete capire che profumo che ha questo disodorante, questo bagno doccia al munte, che sarebbe alla mandorla e karité. Sì, ragazzi, non ci spendo più tante parole, però è un ottimo bagno doccia che ci piace a tutta la famiglia, tutta. A me e a mia nonna, perché vivo con mia nonna, quindi va bene. 500 ml di prodotto, non so se si vede, sì. All'incontrario, sarà io lo vedo dritto, ma voi lo vedrete all'incontrario, non lo so. 12 mesi di pago, che tanto, non so quanto, questo va via, non so come dirvelo, come il pane, quando lo compriamo. Un po' perché lo travasiamo sul, come dire, sul... Dentro al sapone per lavamani è un po' perché lo usiamo in doccia, quindi ne fa di passaggio questo, quindi possiamo stare anche meglio. Viene così, alla fine vuol dire che ci laviamo. Comunque, Mantovani Gardenia, clinicamente attestato, bagno doccia, neutro, formula extra delicata, si sta volgendo chissà che cosa, extra delicata, ipoallergenico, sì. È top, mi piace e ha un buon profumo e pulisce bene, ma soprattutto qua lo dico, lo confermo. Sì, questo lo voglio dire per forza. Mi profuma come se non ci fossero domani. Perché non dirlo? Certo che sì. Un altro Mantovani, ok. Di che cos'è? Sì, è Gardenia, anche questo, stessa cosa. Tutte e due i doppioni abbiamo. Poi altro Mantovani olio di argan, sì. Questo profumo buono, ragazze. Paradisiaco. Buono, pulisce bene, profuma bene, ma raga, una piccola premessa ve la devo fare. Sì, non c'è bisogno che ve lo dico io, ma ve lo dico lo stesso. La crema in assoluto ci vuole sempre dopo la doccia, anche se non avete più voglia, o un olio dopo doccia, quello che volete voi, ma sempre l'idratazione, perché sennò ciao, non serve a niente. Comunque, vabbè. Allora, altri dentifrici che io ho terminato, e idem anche mia nonna.
Allora, chi incomincio? Vabbè, non importa. Mentadente. Dov'è che è qua? Mentadente. Sì, sto guardando quanti ce n'è. 75 ml il prodotto. Che non mi ricordo il prezzo di qua. Dove sta? Vabbè, non costerà chissà quanto. Una fesseria questo. Questo è il Mentadent che piace molto, che non rinfresca l'alito, eccetera, pulisce bene i denti. E questo 5,30 euro di senso di un po' caruccio, ma mi aiuta molto perché io anni fa sono stata operata in bocca al dente del giudizio più un molare. Quindi potete capire bene quanto sia stata male un certo periodo per i miei dentacci, quindi no comment. Quindi questo, anche se ha un costo, un certo costo, ci va bene, ok. Quindi 5,30 euro sono più che validissimi. E Sensodyne, sto parlando di Sensodyne, mi ha aiutato molto per quanto riguarda la mia sensibilità dentale. Quindi, yeah, fenomenale. Sì, lo so, non si può sentire questo yeah, ma quando c'è voce, c'è voce. Potete mandare anche a quel paese, ma è la verità. Poi, immancabile e insostituibile Marsiglia, forse a alcuni non piace. Ma a me sì, perché a me piace e ha un profumo fenomenale. Che dico a fare? Anche dico spettacolare, perché no? Ah, si sì, sarà un po' stucchevolino all'inizio quando aprite la botte di questo coso qua, di questo flacone di detersivo della 1500 ml di prodotto a mano lavatrice Dexal con sapone di origine naturale Marsiglia. Anche questo. Un po' li fa, mia nonna li fa così, aspettate, che vi faccio vedere come fa. Mette un po' questo, lo versa sulla macchia, su dov'è, dell'indumento. Fa così, sfrega con la saponetta di Marsiglia o con questo. Fa così, lo mette al sole, lo fa un po' smacchiare al sole, dopodiché lo mette lavatrice e lo fa lavare dalla lavatrice e se no non se ne esce più, ragazze. Se delle macchie di sugo o macchie di, che ne so, di sangue, si sono fatte male, ma non travisate perché non c'è nulla di farsi male, però vabbè, dettagli. Tipo se entriamo in ospedale, ci dobbiamo operare, una cosa così, può capitare qualche goccia di sangue cade sui nostri vestiti. Comunque, a parte questo, non fate finta di non aver sentito altro, anche se non ve l'ho detto. Comunque, questo è fenomenale per tutti i tipi di macchie che noi vogliamo togliere, ok? Punto. E niente, Marsiglia ci dà un grosso aiuto per qualsiasi macchia lo vogliamo togliere. Grazie. Marsiglia continua a fare prodotti così perché sono veramente fenomenali, spettacolari e validi soprattutto. Niente, ragazzi, questo era tutto. Io adesso qua rimetto tutto dentro perché altrimenti non saprei più dove mettere le mani perché è veramente tosta qui la cosa. Aspettate un secondo, che nel frattempo metto a posto tutto. Ok, e noi ci si becca un prossimo video. Ok, ragazze, questo era quello che c'era qua dentro. Non so cosa cavolo si nota. E noi ci si vede domani o stasera, perché è brutto il naso? Qualcuno mi sta pensando, forse, non lo so, sto scherzando. Ciao, a presto, un bacio. Ciao 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 ciao.